Diciamo che questa è l'occasione prima delle conferenze estive del Centro Giolitti. Quest'anno, rispetto agli anni scorsi, abbiamo cercato, anche nella situazione difficile, di aumentare il più possibile il numero delle conferenze, che hanno, come tutti gli anni, un aspetto molto eterogeneo come argomenti, come temi, anche differenti fra loro. Diciamo che il Centro Giolitti si muove su due piani. Un piano estremamente scientifico, qualificato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che è quello che il direttore scientifico Aldo Mola, che tutti conoscono per tantissimi libri legati all'epoca giolittiana, che ha già pubblicato, e appunto su un livello così scientifico particolare e preciso. Molti dei suoi libri sono quelli che oramai fanno agio, fanno punto di riferimento per quello che riguarda quell'epoca storica. Sono tutti basati sui lavori di archivio, non sono, diciamo, opinioni, ma sono stretti dati che sono stati recuperati. Poi l'opinione uno potrà a livello storiografico farsela, interpretarla, ma questo può essere un altro punto. Accanto a questo piano c'è il piano locale, che è molto caro al Presidente, alla Segreteria e ai comuni che fanno parte del Centro Giolitti, come il Comune di Dronero, che negli ultimi anni ha sempre più creduto nell'importanza di questo centro culturale e quindi ha cercato di fare per quello che si può, appunto, in una situazione difficile, di appoggiarlo, di dargli spazio, di tenere la sede in ordine e di fare quello che, insomma, si può fare. Da parte del centro c'è stato l'impegno di impegnarsi il più possibile in questa direzione. Dicevo che questa è la prima conferenza di quest'anno, che andranno avanti fino a settembre, dove poi si passerà il testimone alla scuola di alta formazione, che è quella che è curata in modo particolare dal direttore Aldo Mola, e che quest'anno avrà come tema i 100 anni della legge elettorale. Infatti nel 1913 Giolitti cambiò quello che era la base elettorale della nazione, in quanto andavano a votare molte più persone di prima. È la prima volta che ci sarà il suffragio universale. Non sarà ancora una elezioni aperte alla votazione delle donne, ma fu comunque un cambio radicale. Forse anni dopo la guerra, questo suffragio universale porterà delle difficoltà, che sono quelle di avere tanti partiti, di non essere in grado poi di fare determinate cose, però ecco, in nome della democrazia forse bisogna superare anche queste cose qua. Di questo si parlerà in specifico a Dronero e a Cuneo tra settembre e ottobre nella scuola di alta formazione. Le prossime conferenze sono il 27 giugno, Acqua, Energia e Territorio. È una conferenza che è tenuta dall'amministratore delegato della Maira Spa, Carlo Malerba, che è un ingegnere, ma è anche un uomo molto attento al territorio, appassionato di sociologia, e quindi ci darà un taglio probabilmente differente o comunque ampio di quello che riguarda l'acqua, l'energia e il territorio. In precedenza, la conferenza alle 16, prima faremo una passeggiata per chi vorrà essere presente, fino alla Torrazza, lungo la pista ciclabile, che è poco sfruttata forse dai droneresi, ma è un angolo di Dronero decisamente valido. Quindi 3:30 per la passeggiata, 18 per la conferenza. Si continua l'11 luglio con uno sguardo su Cuneo. Dronero per certi versi è terra di frontiera verso ovest, e quindi con la Francia, dove emigrano in tanti, ma anche terra di frontiera del Marchesato di Saluzzo di ieri, la terra più lontana, se vuoi, da Saluzzo, e quindi forse abbastanza vicina con Cuneo, no? Perché prima oggi l'acqua scende verso Saluzzo, la storia va verso Saluzzo, in realtà l'economia e le strade oggi vanno verso Cuneo. Daniela Bernagozzi, professoressa del liceo scientifico di Cuneo, ci parlerà di un libro che ha scritto l'anno scorso, Dal piccolo Stato e 100 città, l'avventura di Cuneo nel Risorgimento.
E di nuovo un appuntamento valido alle 16.30 di giovedì 11 luglio, scusate, alle 18 di lunedì, di giovedì 11 luglio. In precedenza alle 16.30 faremo un'altra passeggiata per Tronero, sempre lungo il Maira, ma questa volta invece di scendere verso il monastero, risaliremo accanto al canale Presidenta, che ha una sua storia, che abbiamo incontrato in una conferenza dell'anno scorso, e si andrà a vedere un dipinto di Matteo Olivero, che sarà magari tema di ulteriori approfondimenti e di conferenze magari l'anno successivo. Giovedì 25 luglio, un'altra pagina decisamente toccante, è Mario Maffi, nella vita geometra, tecnico della Fiat a Torino, ma soprattutto cuneese, quasi praticamente inventore del gruppo speleologico di Cuneo, che adesso è forse uno dei più rinomati a livello nazionale, con tutte le ricerche fatte sul Margherita in queste zone. In particolare Mario Maffi negli anni 50, sottotenente degli Alpini in servizio di leva, avendo questa esperienza fu chiamato dallo Stato Maggiore dell'Esercito per andare a mettere il naso in quelle che erano le fonde, nel momento in cui per la guerra fredda di quello che era non si sapeva praticamente nulla o che comunque non era sufficientemente documentato. Fu una missione segreta in cui per primo si calò nelle fonde e si trova davanti quello che oggi conosciamo come uno degli orrori dell'umanità. Dopo queste quattro conferenze fatte a Tronero ci spostiamo in valle. Nonostante le difficoltà attuali del centro Giolitti e dei soci del centro Giolitti dovuti alla situazione economica complicata, i primi soci fondatori del centro furono la comunità montana e il comune di Tronero, a cui poi si aggiunsero la provincia di Cuneo, il comune di Cavour, la famiglia Giolitti, il comune di Mondovì. Ecco, ma in nome di questo antico rapporto con la valle, ogni anno si fanno sempre comunque delle iniziative legate al territorio locale. Questa volta sarà Alberto Bersani che sabato 10 agosto alle 15 al Prete di Canosio ci parlerà dei trinceramenti del Colle del Prete e della battaglia del luglio 1744. Lassù ci sono ancora delle trincee, praticamente ormai abbandonate, che riguardano una battaglia particolare che i piemontesi ebbero con le truppe franco-ispaniche. Di questo parleremo in quella situazione. Al mattino alle 10 c'è la passeggiata sulla mulattiera abbandonata, la visita a questi trinceramenti e poi per chi vuole anche il pranzo, l'agriturismo, la media che è lì accanto. Ci spostiamo sabato 17 agosto a Elba, dove Silvia Giorcelli, ordinaria all'Università di Torino, a Palazzo Nuovo di Storia, racconterà dell'epigrafe romana di Elba, Un ponte con Berlino. Una storia particolare, questa epigrafe è nel muro della esposta ai 420, sono 420 no, ma diciamo esposta verso nord, lungo la parete, è in cattivo stato di conservazione perché appunto lì prende, e allora si sta pensando di poterla curare in un modo diverso, di spostarla con l'egida e il duele placito della sovrintendenza. Silvia Giorcelli ci racconterà delle epigrafi romane e di questo Un ponte con Berlino. Un ponte con Berlino perché il maggiore esperto di epigrafi romani pare che sia uno studioso tedesco, ce ne parlerà la professoressa in quella data. 17 agosto alle 15 a Elba nella parrocchiale la conferenza, alle 10 al Colle della Cavallina una passeggiata lungo l'antica via che collegava al fondovalle, poi pranzo a Serre eccetera, ma ci sarà sul sito tutte queste notizie. Si ritorna a Tronero il 22 agosto dove l'ingegnere e professor Riccardo Barbelli del Politecnico di Torino ci parlerà dalle energie non rinnovabili alle energie rinnovabili, le sfide in atto per un futuro sostenibile. Anche in questo caso ci sarà alle 18, giovedì 22 agosto la conferenza, alle 4:30 una passeggiata a Tronero lungo il canale Martisa, il canale Presidenta,
e in altre zone legate a opere idriche. Si conclude questo ciclo a settembre, in data ancora da stabilire, possibilmente in occasione della festa del paese, della festa di Ripoli, in cui il direttore del centro, professor Aldo Mola, racconterà di quello che è conservato qui dal centro, cioè gli archivi Giolitti, Chiaraviglio e Revelli. I Chiaraviglio e Revelli sono parenti della famiglia Giolitti e hanno, ci fu una donazione a suo tempo di questo archivio, ora è messo a posto. Per quella data dovrebbe essere possibile renderlo usufruibile a tutti coloro che vogliono fare anche in versione online. Questo è quanto, lascio la parola a Fabio Garnero che ci racconterà delle particolarità delle meridiane in generale, di quelle della valle e di quelle che abbiamo in particolare qui anche a Gromero, che hanno un'antichità ben, ben precisa. Grazie. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Qualcuno mi conosce già, no? In valle ho già avuto occasione di parlare più volte dei quadranti solari, no? Questa è un'occasione particolare, legata già a un evento che doveva avvenire in realtà un anno fa, no? Se ricordo bene, sì. In questo periodo mi aspettava in questa sala, poi ho avuto qualche problema di salute per cui è saltato tutto, ma ce l'ho fatta, eccomi qua. E questa cosa comunque nasce soprattutto per farvi conoscere il patrimonio, il notevole patrimonio neomanico che abbiamo nelle nostre valli, in particolare nella Val Maira, patrimonio che in questo periodo è oggetto di particolare attenzione da parte dell'associazione Escarton, che vedete qui citate, vedete qui presente il Presidente. Associazione che da anni, dal 2008, quando mi ha coinvolto la prima volta, si sta operando, si sta battendo, dovrei anche dire, proprio per la salvaguardia di questo patrimonio, che considero notevole e che ci regala sorprese a ogni piè sospinto, no? Lo scopriremo poi durante la proiezione. Oggi farò grandi balzi, no? Perché sennò rischiamo di stare veramente troppo tempo, quindi non abbiamo. Però sono obbligato comunque a darvi qualche notizia generale su quello che è questo mondo, che è un mondo molto particolare, estremamente affascinante almeno per quanto mi riguarda, legato all'astronomia e a stretto fil rouge con la vita dell'uomo. Molti di voi conosceranno questa immagine che si vede su questo fondo stellato, è una skyline di Stonehenge. La metto sempre perché così è facile identificare questo periodo qua, anche se in realtà dai recenti ritrovamenti archeologici l'orologio temporale che attesta l'inizio di questa scienza dovrebbe essere trascinato indietro di altri almeno 5-6 mila anni. Quindi possiamo dire che la storia che stiamo affrontando ha più di 10 mila anni di vita e di attività. Sicuramente quando l'uomo ha iniziato a interessarsi di tempo, quando ha avuto la necessità di darsi una regolata, concedetemi il termine, lo sviluppo dell'agricoltura, iniziava a formarsi una popolazione stanziale, non c'era più bisogno di muoversi continuamente per la caccia, seguire gli spostamenti degli animali, no? Ma si iniziava a svilupparsi l'agricoltura. Sviluppandosi l'agricoltura bisognava capire quali potevano essere i ritmi, no? Del tempo, delle stagioni e quindi poi delle giornate in piccolo. Diciamo che il primo momento potrebbe essere quello in cui l'uomo ha piantato un bastone per terra e in qualche modo ha cercato di capire cosa poteva succedere innanzitutto dall'alba al tramonto e poi col passare del tempo. Stonehenge è l'esempio classico che ci permette di dire ok, l'uomo a questo punto aveva già una certa, possiamo dire praticamente chiara, visione di quello che era il moto del sole nel cielo e degli astri. Perché Stonehenge, come moltissimi altri siti archeologici sparsi soprattutto da noi in Europa, rappresenta un qualcosa di incredibile, orologi piuttosto che collimazioni astrali, riferimenti all'alba e al tramonto del sole nelle varie fasi dell'anno, di equinozi e solstizi, piuttosto che traguardi su stelle particolarmente interessanti. In Italia abbiamo una nostra piccola Stonehenge, proprio piccola piccola, perché non è fatta di giganteschi monoliti, ma di piccoli sassi. Se fate attenzione a questa immagine, siamo in Valle d'Aosta, sul San Bernardo,
E c'è un anello, si intravede un anello con dei sassi piccoli, no? Che formano questo ring, questo anello di collimazione. Diciamo, la nostra piccola Stonehenge, purtroppo c'è passata anche la statale in mezzo, questa è la classica valorizzazione. L'Italia però è ricca, ricchissima di siti come questo. Questo è in Sardegna, nel sud-est della Sardegna, una località montana, dove c'è un'altissima concentrazione di siti megalitici, no? Siamo a 50 km da Cagliari. La Sardegna è famosa per i pozzi nuragici, per i siti ipogei, perché ci sono delle cavità sotterranee che avevano diverse valenze, tra cui anche quello di misurare, non so, l'altezza della Luna per studiarne l'età, no? In questo sito in particolare si vede questa fila di pietre piantate per terra, no? Abbiamo un problema di connessione, ecco. Ci è andato attorno un po'. Comunque, questo allineamento qua è fatto praticamente sull'asse dell'equinozio, sull'orientamento est-ovest, nascita e tramonto del sole nel giorno degli equinozi, no? Poi questo posto praticamente è ricco di grandi balzi, concedetemelo. Abu Simbel, altro simbolo importantissimo nella storia dell'uomo, simbolo eccezionale dell'architettura faraonica egizia, spostato dagli italiani che vinsero così il concorso di idee per salvare i monumenti della piana di Abu Simbel quando venne costruita la grande diga, no? Idroelettrica sul Nilo. Abu Simbel ha la particolarità di questa porticina, piccola se vogliamo rispetto a tutta l'architettura della collina con i grandi monumenti, sculture monumentali, no? Ecco, questo è un gioco mnemonico, tanto per farvi incuriosire di cos'è, può essere la mnemonica. Il sole entra in quella attraverso quell'apertura lì, al sorgere del sole soltanto due volte l'anno, a febbraio ed ottobre, il giorno dell'incoronazione del faraone e il giorno della sua morte, no? E il sole nascente penetra attraverso la porta e corre lungo tutto l'asse della stanza fino a illuminare la parete di fondo dove c'è la statua del faraone e del dio sole. Non illumina mai la statua a fianco che rappresenta il dio della morte, no? Questo rimane sempre in penombra. Questi sono i giochetti che si facevano in Egizia. Vabbè, loro poi sono stati maestri, pensate che addirittura grazie a loro si è arrivati a misurare il diametro, anzi la circonferenza della terra, con un giochino d'ombre tra pozzi, no? Tra Siena ed Alessandria, e si sono sbagliati poi di un 300 km rispetto ai moderni calcoli, giocando solo con il sole. Questo è un altro simbolo importante che mi preme farvi vedere, è quello che rimane nei sotterranei adesso della Roma attuale, a circa 6 metri di profondità rispetto al piano stradale, di quello che i romani fecero in Campo Marzio. Adesso Campo Marzio non esiste più. A identificare una parte di Campo Marzio è rimasta la Ravacis, famosissima costruzione, no? Bene, lì è cresciuta Roma, sono discendenti di secoli, sono cresciuti palazzi su palazzi, ma in realtà Campo Marzio custodiva un grande, probabilmente un gigantesco orologio solare, no? Nelle cantine adesso si vedono tracce di questa struttura gnomonica. Questa era una linea del mezzogiorno con le altezze del sole, i venti dominanti, no? E come funzionava questa cosa qua? Funzionava grazie a un obelisco egizio, trafugato dai romani, no? Sapete bene che loro furono grandi conquistatori, ma anche ladruncoli, se vogliamo, si sono portati via un sacco di cose, no? Bene, l'obelisco che adesso si trova in piazza Montecitorio, in origine venne innalzato sulla spianata di Campo Marzio per far funzionare quell'orologio. Orologio non fortunato, loro non sapevano ancora i segreti della tecnica gnomonica, quindi scoppiazzavano. In questo caso pare avessero veramente riprodotto l'orologio originale in Egitto, no? E senza dar conto che non poteva funzionare perché deve rispettare delle regole matematiche molto precise. E poi terremoti, varie vicissitudini, finché tutto venne abbandonato, per questo ritroviamo ancora i frammenti, alcuni frammenti sotto i palazzi, no? L'obelisco però poi venne spostato in piazza Montecitorio, dove tuttora campeggia, e qualche anno fa venne ripristinata una linea meridiana. Se voi adesso andate in questa piazza, potete vedere che dalla base
dell'obelisco parte una linea che va dritta dritta a infilarsi nel portone di Palazzo Montecitorio. Questa è una linea a mezzogiorno e tutti i giorni batte il mezzogiorno di Roma, grazie poi anche alla sua, quel terminatore d'onda. Velocemente, un cenno a questa particolarità qua, perché poi vedrete che il parco ci torna su. Egizi, greci, no? Furono grandi cultori dell'arte gnomonica, ma perché furono grandi studiosi di matematica, delle nostre scienze. Tuttora usiamo i termini di Pitagora per capirci, la matematica che usiamo adesso la vediamo veramente i grandi della Grecia. Parallelamente, in quel periodo, diciamo, possiamo dire brutalmente, dall'anno 0 fino all'anno 1000, gli arabi continuarono a galoppare le scienze matematiche, no? Dagli studi recenti possiamo tranquillamente affermare che mentre noi attraversavamo il secolo buio successivo alla caduta dell'impero romano, no? In cui le arti, tutto venne un pochettino abbandonato, lasciato un po' così, ma perché c'era altro che pensare, no? Avete presente la storia, sono arrivati i barbari, sono iniziati periodi veramente di botte da orbita, no? Per parlare in termini semplici, no? Per cui c'era altro che pensare, no? E queste scienze vengono relegate, nascoste, tenute in vita appena appena dagli istituti religiosi, se vogliamo, o da pochi scienziati, mentre tutto il mondo arabo va avanti. Capirete poi, lo vedrete dai nostri orologi che possiamo trovare anche in Bellemaira, che abbiamo un legame con loro, perché loro vanno avanti, e quando praticamente il fiorire della gnomonica, della scienza astronomica là inizia a calare, noi abbiamo assorbito, no? Ci stiamo avvicinando al post medioevo, poi al Rinascimento, e tutti i contatti commerciali con quel mondo lì ci permettono poi di acquisire queste conoscenze e di abbandonare questi sistemi qua che sono venuti fuori dai romani a venire un po'. Che cos'è questa roba qua? Sono ore temporali, no? Che cosa sono le ore temporali? Sono un sistema molto semplice di computo del tempo, questo poi sfruttato da San Benedetto per costituire la sua regola, tutta la regola religiosa legata ai benedettini batte su questo tipo di computo delle ore. Che cosa sono queste ore qua? Sono ore diseguali, è un concetto completamente diverso dal nostro modo di contare il tempo. Loro prendevano un arco di cerchio, mezzo cerchio, vedete, e lo dividevano in 12 parti, molto, molto facilmente, come si divide una fetta di torta, 12 fette tutte uguali. Ma se voi fate attenzione a questo gioco di ombre, adesso l'ombra è lunga, no? Quindi sta spazzando l'esterno dell'arco, quindi delle fette ampie, no? D'inverno, quando il sole è basso sull'orizzonte, quell'ombra lì si accorcia, no? Si arretra verso il ferro dell'ognomone e quindi va a spazzare spicchi più piccoli. Qual è in sostanza il trucco? È tutto legato all'arco diurno, il periodo di luce, alba, tramonto. Sapete bene, variabile. D'inverno abbiamo un'alba tarda, 8 del mattino, parlando in termini di ore moderne, 4 del pomeriggio circa il tramonto, mentre abbiamo una notte molto lunga. D'estate viene tutto l'opposto, si accorcia di molto la notte, l'alba avanza alle 4 e mezza del mattino circa, no? E tramonta tardi, alle nostre latitudini possiamo dire intorno alle 9 di sera, 9 e mezza di sera, giusto? Lasciamo poi perdere l'ora legale, però un giochino è così. Se io divido il mio spazio alba e tramonto in parti uguali, ottengo delle differenze abissali. D'inverno il mio periodo di luce è breve, ottengo delle ore in rapporto alle moderne di circa 45 minuti. D'estate al contrario, in questo periodo qui vicino al solstizio d'estate, l'ora si allarga e diventa di un'ora e un quarto, quindi ore diseguali. Qual è il legame stretto e facile per ricordarsi dell'ora temporale? La Bibbia, i Vangeli, la morte di Gesù. Gesù spira sulla croce alla nona, che non sono le 9 del mattino come qualcuno si è sbagliato anche a scrivere in qualche romanzo, ma è intorno all'equinozio, la metà del pomeriggio, potremmo dire le 3 del pomeriggio in termini di ora moderna. Bene, i secoli bui passano, ci tengo ancora a raccontarvi un attimino questa cosa qui. L'obelisco che è stato innalzato nel IX secolo a.C., cioè, pardon, l'obelisco risale al IX secolo a.C., ma viene portato in piazza San Pietro, nella sede attuale, nel 1586 circa. Chiedo scusa, mi è sfuggita la data.
E, sì, nel 1586, no? Per volere del Papa, poi soltanto nell'Ottocento viene tracciata una linea meridiana sulla piazza. No? A questa cosa qui vi do un'altra storia, un altro aggancio storico, che è la storia del Capitano Bresca. Sollevare l'obelisco, vedete, questa è Piazza San Pietro, questa è la linea del Mezzogiorno, questo è il punto del solstizio d'inverno, la troverete anche altro. Sollevare un obelisco non è uno scherzo, è un monolite gigantesco, questo in particolare è alto 26 metri e pesa 350 tonnellate, un blocco unico di granito. È un'operazione terribilmente difficile, senza le nostre moderne gru idrauliche, no? E anche terribilmente delicata. Basta un nulla per far precipitare questo blocco di granito e sbriciolarlo, pronto, no? Questa è la tecnica utilizzata, una serie di puleggi, di castelli, no? E sotto una quantità immane di persone, di cavalli a tirare corde, no? Uno sforzo enorme che richiede grande concentrazione. E il Papa cosa fa? Detta legge, guai a chi fiata. Il primo che fiata lì dentro, no? In questa calca, in questo sforzo immane, perde la testa. Però, guardate lo spiegamento, questo è il momento in cui l'obelisco viene trascinato su questo scivolo per poi essere calato nella buca in cima, non esiste ancora il collato del Bernini. A un certo punto lì in mezzo c'è un capitano, un militare, no? Che si chiama Bresca, che si rende conto che le corde, che poi sono corde di canapa, sono sottoposte a uno sforzo enorme, no? Stanno per cedere. Calore sviluppato dalla trazione inizia a sfilacciare le corde e lui sta infiscandosene della minaccia papale, no? Di perdere la testa, urla a tutti in mezzo al silenzio più assoluto, no? Aigo le corde, in Ligure, lui è originario di Borghera, buttate acqua alle corde, no? Il Papa non è uno sprovveduto, capisce la situazione, tutti subito si affannano, buttano acqua e salvano la situazione. Per questo la storia ci dice, la leggenda ci racconta, che il Papa chiaramente non può punirlo, no? Ma lo chiama da sé e lo premia, gli dà la possibilità di scegliere un premio per lui, no? E lui pare che abbia scelto di premiare la sua città, no? Con la possibilità di donare le palme per la ricorrenza della festa delle palme al Vaticano, vita natural durante. A quanto pare è una cosa che succede ancora adesso, la città di Sanremo Bordighera mandano le palme al Papa ogni anno per la festività e tutto nasce dall'innalzamento di una grande neumonica. La neumonica poi, vabbè, il Rinascimento, eccetera, fa grandi passi da gigante che adesso non posso toccarvi, permette di realizzare le cose più incredibili. Questi sono oggetti di oreficeria, questo è un quadrante da tavolo, no? In basso, in quella nicchia, le istruzioni per leggere, una bussola per orientarlo, più gnomoni, perché il quadrante a quel punto ci dà le ore del mattino, quelle del pomeriggio, quelle estive della sera, eccetera, un quadrante orizzontale, calendario, ore italiche, c'è di tutto lì sopra. Sono oggettino semplice. Questo è un altro scherzo bellissimo di quel che si può fare con la gnomonica. Quadranti solari riflessioni, questa è una stampa del 500, fa vedere lì al centro lo scienziato, lo gnomonista che osserva un raggio riflesso, vedete il sole in alto a destra, e poi questo raggio che si infila da una finestra e va a battere su una volta. Sul tavolo altri strumenti, poliedrici, sono sempre strumenti mnemonici, no? Che cos'è quello? Non è altro che questa cosa qua. Questa è un'immagine che ritrae Palazzo Spada. A Palazzo Spada del Maignan nel 500 realizza uno dei più bei quadranti solari a riflessione. Sfrutta una volta, come potrebbe essere questa, ma molto più grande, installa uno specchietto su una finestra appositamente costruita, sfrutta il raggio solare che batte sullo specchietto come indice mnemonico, non c'è più un'ombra in quel caso, ma c'è un punto riflesso. Il punto riflesso naturalmente viaggia sul soffitto, vedete una volta a botte, e lì, grazie alla scienza matematica, viene tracciato un orologio a più sistemi orari con decine di informazioni. Questa è l'immagine attuale del corridoio di Palazzo Spada, ce n'è un altro, sempre dello stesso autore, di un corridoio del convento di Trinità dei Monti, no? E quella è la griglia, un orologio estremamente complicato, con un sacco di informazioni calendariali, mezzogiorno universale, eccetera. La gnomonica è fatta anche di oggetti portatili, non c'erano ancora gli orologi che abbiamo noi, no?
ironici o a neanche il cipollone. Stiamo parlando di strumenti del 500, del 600. Questo è un esempio di un dittico. Un orologio portatile, lo si teneva in tasca, questo in avorio, si apriva, dentro la bussola per orientarlo, un filo, che qui non si vede, fungeva da gnomone ed era legato alle due parti della scatola, e voilà l'orologio. Molti strumenti anche più complessi, adattabili, eccetera. La capacità di alcuni autori, questa è una stampa del Münster, e di grandi gesuiti, arriva a definire strumenti complicatissimi, con più sistemi orari, calendari zodiacali completi, altezze del sole, e qui ci sono ore temporali, ore italiche, ore babiloniche, ore francesi, adesso ve le butto lì, prendetele solo così. Però questo per imbeccarvi, per farvi capire quante cose ci sono dietro la storia della mnemonica. La storia della mnemonica poi fa un'altra cosa importante per la nostra storia, grazie a strutture come queste. Sono delle semplici, tra virgolette, linee che determinano il passaggio del sole a mezzogiorno, no? Tracciate all'interno delle cattedrali. Questa è una foto scattata da me a Palermo, le procattedrali di Palermo, ma ce ne sono molte altre. In Sicilia ce ne sono 7. Abbiamo il Duomo di Milano. Appena entrate nel Duomo di Milano, sulla prima campata vi attraverso una linea meridiana. La più alta in assoluto come foro, perché c'è un foro nel soffitto, nella parete, che porta l'immagine del sole a mezzogiorno, è quella che si trova a Firenze, Santa Maria Novella. Il foro mnemonico più alto al mondo, 90 metri di altezza, pensavo, no? E fa funzionare di questo tipo. Grazie a questa cosa qua, la riforma del calendario, dal calendario romano al calendario gregoriano, 1582, riforma di Gregorio XIII, sul calcolo della Pasqua, ci tolgono 10 giorni di vita al mondo. Perché? Perché ricalcolano gli scienziati, ricalcolano il passaggio del sole tutti i giorni a mezzogiorno e si accorgono che c'è una discrepanza. Viene istituito l'anno bisestile e viene istituito la correzione ogni 400 anni del passaggio che non può essere bisestile, tutto per mantenere insieme il calcolo della Pasqua. La Pasqua accade sempre la prima domenica dopo il 20 luglio di primavera, quindi bisogna guardare l'equinozio, quando cade l'equinozio, questo strumento ve lo dice, quando è la prima luna piena, la domenica successiva, che può essere il giorno stesso, è Pasqua, no? Un calcolo apparentemente semplice, ma che ad esempio i romani si erano persi un pochettino per strada. Bene, a grandi passi noi arriviamo in provincia di Cuneo. Certo non abbiamo grandi strutture imponenti, importanti, come quelle che vi ho fatto così annusare, no? Nella storia della mnemonica, ma abbiamo comunque una serie di opere notevoli, eccezionali. Tanto per capirci, qui siamo a Falicetto, frazione di comune di Rozzola, nel 1680 su questa cascina viene realizzata un'opera di questo tipo, uno strumento già complesso, due sistemi orari, ore italiche e ore francesi sovrapposte, l'araldica della committenza, no? Strumento completo di calendario, di linea del mezzogiorno, quella freccia allungata verticale con la M vi segnala il passaggio del sole in meridio, in mezzogiorno. Nella campagna di Ravello, in stato di semi-abbandono, troviamo opere di questo tipo qua, su una cascina. Io posso immaginare solo che cosa ci poteva essere all'interno della cascina. Cascina che adesso è affittata dei margari, veramente in uno stato pietoso. Però guardate la bellezza di quest'opera, del 700, si legge appena la data, 1700 qualcosetta. No? Barocchetta con i suoi fogliami mossi, ore italiche, no? Con calendario. Purtroppo, conciata così. Nella piana di Racconigi, appena fuori Racconigi, del San Carmagnola, cascina Maccagno, costeggiando la provinciale, costeggiando il muro del castello, del San Carmagnola, sulla destra c'è una grande cascina con una grande torre. Nel cortile ci sono ben 5 strumenti mnemonici. Uno è questo, adesso il contrasto non ci aiuta, ma vabbè, la bellezza, guardate i colori, gli azzurri, gli ocra, i rossi, no? La composizione barocca, qui siamo penso prima metà del 600, non ho ancora trovato la data, ma a destra e a sinistra di quell'orologio che si intravede lì, Arlecchino e Pulcinella, a grandezza naturale. Immaginate la curiosità, io la reputo al pari di una meridiana camera oscura di Palermo piuttosto che di Roma. A Saluzzo, purtroppo devastata dai recenti restauri, una delle meridiane più grandi del Piemonte, unica nel suo genere,
sono ore italiche la mezz'ora, quindi una doppia valenza cronometrica. Io non ne conosco altro. Era bellissima, erano tutte punte e cocche di freccia alternate in bruno e in rosso, con il calendario completo, bellissimo gnomone, sovrastate poi in alto tra le due finestre da un orologio più tardo, tardo settecentesco, ad ore francesi, con demarcazione di 5 minuti di precisione. Durante il restauro quello sopra è stato praticamente cancellato, quello sotto completamente alterato e abbandonato. Questa invece è l'altra chicca che amo far vedere. Nel Ravenna, in Piemonte, abbiamo strumenti notevoli per dimensioni, ma abbiamo questa cosa qui che è probabilmente l'orologio solare pittorico murale, quindi dipinto su muro, più piccolo in Europa. Io ne sono convinto, sicuramente in Italia, pochi centimetri. Questo è lo stipite della finestra della sala, del salotto di Palazzo Girolamo del Monastero. E io immagino sempre il Giriodi che, così, per regolare la pendola, come del resto si doveva fare, era obbligato a guardare l'orologio solare, perché era l'unico strumento a dare un segnale orario corretto, no? Magari non aveva sempre la servitù a portata di mano, non aveva neanche tanta voglia di fare sempre su e giù per le scale per andare in cortile a guardare l'ora, no? Perché nel cortile ci sono strumenti, diversi strumenti. E allora chiama lo gnomonista e si fa realizzare sullo stipite della finestra questa cosa qua. Lo gnomone, quel ferro lì, è lungo 1,5 cm circa, e tutto l'insieme sarà grande così, con una cartolina postale, no? Però è un orologio completo con le ore, il calendario per calcolare le equinozze. Io mi immagino lui, no, che deve regolare la pendola del 700 sul comò, no, e sposta solo la tenda, controlla l'ora e si mette lì e dentro l'ora. E Saluzzo di nuovo, il palazzo Marchese del Carretto, Saluzzo di Paesano, nel cortile ci sono più strumenti sul palazzo. Qualche anno fa mi hanno commissionato il recupero di questo. Un quadrante che ha subito trasformazioni, c'è un incastro di quella specie di mezzaluna all'interno della composizione barocca, più sistemi orari, ma la chicca di quest'opera qua sta in questo coso qui. Questa è una mensola fatta a forma di pesce, drago, mostruoso, no? Che sulla punta della lingua ha una carrucola. Non c'è lo gnomone classico, non c'è un ferro rigido che ci permette di segnare l'ora, ma c'è una catena, artificio inventato, potremmo dire forse importato dai francesi. Geniale, geniale, perché la catena così montata, lei lavora sul piano tecnico come lo gnomone polare. Ma il bello è che è indeformabile. Il trucchetto sta nei carichi di neve. Quando un carico di neve scende dal tetto, quando nevica, poteva danneggiare un gnomone, soprattutto se era un gnomone importante, grande. A quel punto erano soldi, bisognava chiamare il tecnico, no? Come adesso si chiama il tennista, bisogna chiamare lo gnomonista, no? E quindi tarare, smurare, raddrizzare, spendere soldi, ponteggi, non parliamo. Questa cosa qui subisce, acconsente il colpo, no? Il carico di neve viene giù, è vero, magari sbatte sulla mensa, ma vedete la robustezza, ma la catena cosa fa? Cede, e poi grazie a un contrappeso per cui è tenuta in trazione, torna in assetto e l'orologio continua a funzionare. Ce ne sono diversi, questo a Piasco, sulla parrocchiale di Piasco, e tutti sempre per strumenti con una qual precisione, possiamo parlare anche di 5 minuti. Che 5 minuti, questo mondo lì, piazza di San Pietro. L'altra curiosità sta nel meridiano sonoro. Parigi ha dato il segnale orario a colpi di cannone a salve fino a qualche anno fa, potrebbe testimoniarlo lui, no? Si erano inventati anche questo giochino qua, un orologio solare con cannoncino che veniva caricato a salve tutti i giorni, la lente sul piano meridiano, nel momento in cui il sole intercetta il piano della lente, incende la miccia e parte il volo. Geniale. Mondovì poi custodisce, vorrei dire custodiva perché è stato danneggiato durante gli ultimi restauri, un vero e proprio osservatorio astronomico basato sulla gnomonica. All'interno del cortile Pazzi Gesuiti, l'attuale tribunale,
240 metri quadri di affresco, 12 quadranti solari più un tredicesimo che è stato praticamente demolito durante i lavori nell'altro cortile, strumenti che davano un sacco di informazioni. Ce n'è uno addirittura che adesso non funziona più perché il restauratore è andato lì a cancellare le linee orarie, talmente era capace, permetteva di calcolare l'ascendente o il discendente astrologico, no? Quindi si leggeva l'ombra, se uno era nato, non so, alle 6 del mattino, guardava l'intercetto tra l'ora, che adesso non c'è più, e la linea dell'ascendente, e capiva che magari era nato sotto l'ascendente del leone. Questo è tutto frutto di scienza e di 5-6 mila anni di storia. Giardini comunali di Palermo, per farvi vedere che comunque la gnomonica si è divertita anche in queste forme qua, con dei poliedri. Ogni faccia del poliedro nasconde un orologio. Bene, la Valmaina Busca custodisce un patrimonio notevole. Ho catalogato oltre 85 quadranti solari sul territorio comunale di Busca. La catalogazione è venuta su volere dell'amministrazione, che ne ha fatto uno strumento di tutela. Però non basta. Molti quadranti sono a rischio e a Busca abbiamo quest'opera che è notevole, estremamente importante. L'anno scorso si sono festeggiati 150 anni dell'Unità d'Italia. Che cos'è l'Unità d'Italia in termini di tempo? Cosa c'entra con la gnomonica? E c'entra come? Tutto quello che noi abbiamo visto fino adesso e quello che poi vedremo ancora sugli strumenti antichi è riferito a sistemi orari locali. Cioè, fino al 1860, no? Gli orologi battono l'ora del posto. Quindi quello di Roma accenderà l'ora di Roma, Milano l'ora di Milano, Busca quella di Busca, Brunero, eccetera. No? Termini locali, ma il mezzogiorno è sempre quello del paese. L'Unità d'Italia e parallelamente lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo dei treni, dei sistemi di comunicazione veloce, no? Il treno è il primo vero sistema di comunicazione veloce, porta alla necessità di abbandonare il sistema locale. Non si può far partire un treno a mezzogiorno da Roma e pretendere che arrivi a mezzogiorno a qualche chilometro di distanza, no? È impossibile, non va d'accordo. Allora bisogna pensare a un sistema universale di computo dell'ora. L'Unità d'Italia impone il primo decreto che sposta il riferimento sul meridiano di Roma. Viene per tutta Italia preso come punto di mezzogiorno il meridiano che passa sul Monte Mario. No? Da quel punto in poi gli orologi devono essere tarati tutti sull'ora di Roma. A quel punto il campanile di Brunero batterà il mezzogiorno di Roma e non più quello di Brunero. E anche il meridiano si devono adattare a quel sistema lì. Questo è l'unico reperto superstite della provincia di Cuneo, ma forse di tutto il nord Italia. Lassù in alto, che si sta sgretolando giorno per giorno, c'è scritto meridiano tempo medio di Roma. E quell'otto allungato che si intravede lì è il mezzogiorno di Roma, con lo sviluppo di una formula matematica che si chiama l'innescata del tempo medio. Sta scomparendo, speriamo, Giovanni si sta battendo anche in questo. Poi Busca ha anche opere curiose, questa è sulla via principale, no? E come spesso capita, lo faccio notare sempre, ma l'ha provato anche Giovanni di recente recuperando con me delle opere, e dove ci sono i meridiani, ma dove ci sono anche gli affreschi, spesso passa l'Ener, passa la Telecom, passano tutti perché, chissà perché, perché forse piace, forse perché l'intonaco era più morbido per piantare le brocche, per le darci cari, non lo so. Però questo ne è un esempio, no? E guarda, adesso non posso farvi vedere tutto, naturalmente, è un invito ad alzare lo sguardo e a passeggiare con più attenzione attraverso le nostre campagne, no? Ma abbandonando Busca, venendo su, potreste passare a San Mauro al monastero di San Mauro, no? San Mauro, dove c'è un bellissimo quadrante a più sistemi orari, no? Tre sistemi orari sono un posto. Ma qui siamo nel centro storico di San Costanzo. Su questa casa ci sono ben tre quadranti solari. Uno è lì, nascosto dalle piante, ed è questo, in parte coperto. E gli altri due sono due quadranti, penso, della prima metà del Settecento, geminati, cioè costruiti sullo spigolo. Si facevano due orologi su uno spigolo perché in questo modo, grazie all'orientamento delle pareti, si aveva l'ora dall'alba al tramonto.
quindi questo guardava il mattino, poi quando questo smetteva di funzionare c'era già l'altro in funzione fino a quel momento. I cappuccini, li conoscete bene. Escanton mi sollecita a restaurare questi quadranti solari, che sono stati poi tutta una scoperta. Innanzitutto, lavorando, siamo arrivati a trovare 6 quadranti solari all'interno del complesso dei Cappuccini. 2 sono quelli facilmente visibili nel cortile, gli ex chiostri. Un terzo è sulla struttura principale, sulla parete di fondo, quella che guarda l'orto, l'attuale orto. Altri 2 si trovano su un fabbricato adiacente, però guardano l'orto dei Cappuccini, quindi sicuramente realizzati per uso dei Cappuccini e non tanto per l'altra proprietà. Il 6° è stato scoperto sotto un fico, e poi vi racconterò brevemente. Bene, questo era lo stato di conservazione prima dei restauri. Vedete, fessurazioni, dilavamento, mancava del crollo di un'ora. Questo l'altro, più ben conservato, qualche mancanza nella parte bassa, molto dilavata, la parte superiore era più protetta dal tetto, no? Questo è un po' contrastato il computer, ma ci rende l'idea. Lavori ultimati, la data 1629, è sicuramente il quadrante solare più antico datato in valle. Io sono quasi convinto che sia il più antico della provincia di Cuneo, da quello che ho potuto vedere. Chiaramente datato, ci sono reperti non datati che potrebbero risalire, per carità, qualche anno prima. È datato 1629. Esiste un quadrante più antico, datato 1597, ma in pietra, ed è custodito al Museo Civico Casa Cavazze di Saluzzo, ed è un quadrante orizzontale. Non so se siete andati col Demetrio prima a vedere. È venuto la signora. Questo quadrante a un certo punto, l'avete visto come era conciato prima, ne perdo un pezzo, viene ampliata la finestra, o creata la finestra, chiaramente la chiesa in quel periodo lì è stata trasformata, è stata sicuramente ampliata, non so, dovrei andare a studiare bene tutto, ma facendo questi lavori qua si crea un cedimento strutturale per cui la parete si spacca, no? E infatti si sposta leggermente tutto il quadrante, c'è una piccola rotazione, e poi si perde qui la linea delle 12, vedete dopo la data c'è il 12, ma manca la linea, che è la linea principe, quella del mezzogiorno. E io mi immagino che loro a un certo punto abbandonano il quadrante, no? 100 anni dopo, 1731, fanno realizzare questo quadrante qua, sulla stessa parete. Non vedo altro motivo, cioè quello era danneggiato, era spaccato, mancava il mezzogiorno, mancavano delle informazioni. Poi fanno fare questo qui. Lo fanno fare da un signore, mi piacerebbe un giorno scoprire chi è, che si chiama IFRAC, là nell'angolo in basso a sinistra. Ha fatto quest'opera il 26 settembre del 1731. Bellissima, io la trovo estremamente affascinante. Guardate i simboli zodiacali, no? In alto a destra c'è un capricorno, un cancro, e poi su questa linea, sovrapposti uno sull'altro, ariete e bilancia. Sono simboli che hanno un significato ben preciso, sono legati a solstizi ed equinozi, perché a un certo punto l'ombra, viaggiando su e giù sul quadrante durante l'anno, tocca dei punti massimi, che sono in alto l'iperbole solstiziale estiva, invernale, no? Il sole entra in Capricorno e comincia l'inverno, il 22 di dicembre, poi scendendo tocca la rete degli equinozi, il 20 di marzo il sole entra in Ariete e comincia la primavera. Adesso sta per toccare in basso un'altra curva, vedete unendo come nella settimana di mistica le linee orarie in basso, no? Il sole entra in Cancro, comincia l'estate. Lì le giornate iniziano l'inverso, si accorciano, l'ombra torna a salire fino al 23 di settembre che passa su quella retta trasversale, il sole entra in bilancia e comincia l'autunno. Quindi avete un orologio e un calendario stagionale, potete sapere in che stagione vi trovate. Però dicevo, la curiosità di questo autore qua sta nella sua decorazione, ma nei simboli zodiacali giganteschi. Il simbolo del Capricorno è alto più di 50 cm. Riconoscibilissimo, ormai ne ho tracciato parte della sua opera.
trovando nei cappuccini di Saluzzo un quadrante uguale a questo qui, con orientamento a ovest. Ce n'è un altro fatto dallo stesso autore a Polonghera, un altro sul campanile della chiesa di San Domenico di Carmagnola, poi nella campagna di Moncaglieri, e poi ha fatto ancora qualcosa che sono distrutto. Comunque ha già fatto un bel viaggio, no? Dalla provincia di Torino e la provincia di Fulmine, riconoscibile sempre per quelle cose. Questo invece è il terzo quadrante che si trova sulla parete posteriore, quello dell'orto, era in queste condizioni qua, quasi completamente dilavato, e abbiamo potuto solamente ricostruire la parte strumentale, perché dal punto di vista decorativo non avevamo più tracce, rilevando comunque degli errori. Chi ha fatto questo quadrante qua ha commesso un primo grossolano errore: quando ha iniziato a tracciare ha invertito i dati, tutte le incisioni sono opposte. Poi, nonostante tutto, ha corretto, ma anche correggendo ha commesso qualche altro errore, per cui ci sono delle imprecisioni che si possono rilevare sul posto. Ecco, questo invece è l'insieme. Questa è la parete dove c'è il quadrante sull'abside. Quelle due frecce indicano la presenza di due quadranti sull'angolo di quell'edificio che guarda i cappuccini. E l'ultima freccia, che è là dietro, no? Indica la pianta di fico, il nostro quadrante del fico. Questi due qua sono quelli quasi scomparsi, e questo è il quadrante del fico. Perché l'abbiamo battezzato quadrante del fico? Perché mentre ero lì a lavorare stavo cercando di capire, di datare, di dare un riferimento a quel quadrante che stavo restaurando, ero al telefono con Raggi, e a un certo punto, guardando così questa bella pianta di fichi, lui mi accusa di essere stato cacciatore di fichi. Ma... erano maturi. Ecco, erano maturi. Poi comunque, fatto sta che mi sono avvicinato alla pianta di fichi e dietro i rami ho trovato questo orologio qui, che si trova poi a un'altezza di un metro e mezzo da terra, quindi non è il classico quadrante. No? E il mio ragionamento è stato veloce, potrei sbagliarmi, qui abbiamo uno storico che potrebbe correggermi domani mattina, ma i cappuccini a un certo punto vengono mandati via, vengono invitati ad andare da Napoleone, no? Napoleone sopprime tutti gli ordini, quindi questo edificio viene abbandonato, poi trasformato in residenze private, non so. Io mi immagino la gente che abitava lì o che frequentavo, che faceva l'orto, che a un certo punto aveva le meridiane abbandonate, rovinate, non aveva più un'ora comoda da leggere. Magari non c'era ancora neanche il quadrante sul campanile, no? Con cui poter leggere l'ora velocemente. E allora, non so, o era uno pratico di orto e vignomoni che si è messo lì, l'ha fatto, o ha chiamato qualche amico in grado di tracciarlo. Si vede una calce tirata velocemente, un grassello, persino bruciato probabilmente dal sole, io non immagino fatto d'estate, tutto crettato, vedete, tutto rotto, no? Però era di calce buona, che si è conservata lì almeno 150 anni. E poi una costruzione geometrica precisissima, riga e compasso, ma molto ben fatta e molto precisa. La retta degli equinozi, quell'altra retta che si vede venire fuori da quel buco che taglia in giù, così in diagonale, è una retta di costruzione. Si intravedono ancora i numeri dipinti nella calce, no? Ma quasi completamente rilevati. E ora questo è il nostro quadrante. Ma era quello fatto al contrario, no? No. No, l'ho fatto contrario da quello di sopra. Era quello sull'abside, quello che avevo. La parrocchia di Dronero custodiva un quadrante solare su questa parete, che penso sia di una cappella, che guarda giù verso Maera, nel cortiletto dietro, quell'ingresso posteriore della canonica. Quasi completamente scomparso, già frutto di trasformazioni, perché si intravede nella parte alta questo intonaco bianco con la retta orizzontale, sintomo di un quadrante più antico, mentre sotto questo riquadro ocra, no? Sbiadito, probabilmente frutto di un rifacimento ottocentesco, però adesso è completamente dilavato. Dronero poi ha altre opere minori, però questo merita la pena. Siamo al Sartorio di Ripoli, sul fabbricato della canonica di Ripoli. In alto, nell'angolo,
adesso quasi coperto da questo grande albero, c'è un complesso di due quadranti solari, molto belli e molto raffinati. Eccoli qua. Uno, questo qui a destra, guarda il mattino, mi dà le ore del mattino, quello di là invece è appena sud-ovest, quindi mi dà le ore del, centrale della giornata. Molto bello, molto fine, guardate il cuore in basso sul quadrante di destra, no? Il festone in stile impero che c'è in alto. Sono completi di calendario anche questi, perché il calendario era molto importante per il calcolo astronomico della stagione, no? E ne sono convinto al 99,9% costruiti, rifatti su quadranti più antichi, perché sul quadrante meridionale, nella parte inferiore, si intravede un intonaco sbocconcellato che potrebbe celare un quadrante più antico. Adesso sa quale è. Ecco, questo è un particolare, guardate il simbolo del Capricorno che è finezza. No. Anche le linee sono filettate, i numeri in alto che stanno scomparendo, delle ore francesi. Qui invece siamo... Saltano di Corsasco. Ecco, più veloce lui, Saltano di Corsasco, no? Sono andato a fare un giro per curiosità, c'è questa bella chiesa, questa era la canonica, e sulla parete ho trovato i resti di un piccolo quadrante solare, che tecnicamente non ha nulla, è un quadrante che da noi viene definito spurio, no? O di errore concettuale. Però io mi immagino magari il parroco che abitava lì non aveva l'ora e in qualche modo si era ammattato, che è stato un ferro e ha cercato di costruirsi il suo orologio, no? Tanto andava bene, cioè, l'importante era dare almeno un mezzogiorno alla gente del posto, no? Non ho trovato traccia di altri strumenti. Salendo la valle arriviamo a Cartignano. Cartignano c'era delle cose notevoli, no? Una è questa sulla cappella di Santi Sebastiano e Rocco, mi pare, no? San Sebastiano, sulla provinciale. La gente può snobbarla tranquillamente perché si trova a 10 metri di altezza, quasi non si vede. C'è un quadrante di stile impero, sta scomparendo, infiltrazioni vecchie dal tetto hanno minato brutalmente la tenuta degli intonaci, quindi in stato di abbandono totale, ma è bello messo insieme un drappo, no, che sopra nasconde cela, si intravedono gli orari, quindi penso così, prima metà dell'Ottocento. Sulla parrocchiale di Cartignano ci sono due quadranti solari, uno è questo, piccolino, ridipinto, in mano messo, curioso, sarebbe da studiare, ci sono così a primo acchito degli errori, delle cose, ma meriterebbe un po' più di attenzione. Parte dello strumento originale è coperto, si intravede, se fate attenzione, anche se la foto è contrastata, si intravede una linea in basso, no? Che nasconde quello che probabilmente era il quadrante vero e proprio, no? Ma dietro, sulla parete absidale, datato in alto 1882, ma non è la data del quadrante solare, perché il quadrante è settecentesco, se non addirittura della fine del 600, c'è uno strumento, adesso pasticciato, dilavato, malconcio, no? Dico pasticciato perché c'è una griglia oraria di sopra che non funziona, c'è qualcosa che non va, ma sotto quella griglia oraria si intravedono altri tre strumenti sovrapposti, quindi ore italiche, ore babilonico e ore francesi. Quindi uno strumento che può dare delle sorprese, può celare veramente delle cose particolari. Chissà, anche questo Giovanni sta cercando di rompere gli schemi. Poi un giorno in compagnia di Luigi Massimo, che è presente, abbiamo fatto una passeggiata al castello. Il castello che sapete ha subito di tutto e di più, nasconde ancora particolari eccezionali come questo, no? Uno dei frammenti, penso, tardo cinquecenteschi, no? Che nasconde il castello. Ma nelle tutte le sue vicissitudini, incendi, distruzione, non lasciamo perdere quegli ultimi eventi, del periodo della seconda guerra mondiale, nel sottotetto è rimasto inglobato questo, che è un quadrante solare, secondo me, della prima metà del 600. Guarda al mattino, un po' come quello dei cortili dei Cappuccini, si intravede ancora parte della linea mezzogiorno, questa freccia che scende verticale, un sistema a sole ore italiche,
una cornice modanata dipinta in questa forma trapezoidale, vi ricordate la prima del 1621 dei Cappuccini, tagliata, no? Era un giochino per seguire la forma dell'orologio. È fatta a trompe-l'œil, soltanto in toni di grigio, quasi una grisaglia, no? Purtroppo però le trasformazioni del castello hanno tagliato, spaccato, piantato travi, no? Quindi una parte si è persa e sicuramente si è persa la data. Quindi ogni tanto me la immagino addirittura più antica di quella dei Cappuccini, però non ho sostanza per poterla fermare. Tu hai fotografato la parte sopra, no? Anche ho fotografato quel poco che si vede anche dalla parte sopra. In uno degli stretti vicoli di San Damiano Macra, dietro la Confraternita, troviamo questo quadrante qua. Fino a qualche anno fa completamente coperto da un orinzaffo, quasi completamente, si intravedeva la parte superiore destra. Bello, meriterebbe un po' di studio, ma non ho ancora avuto tempo a fermarmici. 1700 qualcosa. C'è un motto, ore italiche con sovrapposte ore francesi, quindi era uno strumento di qualità. Stranamente non ho trovato nulla, ma mi immagino perso, sulla chiesa parrocchiale, imponente, un campanile eccezionale, orologio antico. Mi sembra impossibile che San Damiano non avesse sul parrocchiale o sulla canonica uno strumento mnemonico. E comunque questo qui nel centro storico, cioè, in qualche modo poteva dare una mano, del resto senza orologi solari non si tarava l'ora sui campanili. Questa è una borgata, che mi sfugge sempre il nome, salendo verso Pagliero. A un certo punto c'è un tornante, poco prima di arrivare a Pagliero, cioè 500 metri prima, no? Da questo tornante si stacca una stradina, che poi diventa sentiero, che attraversa la roggia, no? Si sale lì, c'è un gruppo di casette, e c'è questo curioso quadrante solare, anche questo fatto in modo empirico. Mi pare che film, i Molineri di Pagliero. Forse i Molineri di Pagliero. C'è una casetta, c'è una cappella, poi c'è un tornante. Sì. Quel tornante lì si stacca e c'è questa borgatina. Adesso si deve attraversare il tornante. Sì. Poi ti arrampichi su un attimino. C'è un gruppo di case quasi completamente abbandonate. E lì, salendo, bisogna girare la testa all'indietro. Sullo spigolo della casa c'è questo quadrante curioso con un faccino dipinto. Ma comunque senza valenza mnemonica, anche questo fatto un po' come quello del parroco di prima, in modo empirico, no? Però diciamo che aveva la sua utilità, no? Ecco. Prima dei restauri, voluti anche questi dall'associazione Scarton, sostenuti da Scarton, a Pagliero, questa forse era la vecchia scuola, no? L'edificio comunale, la borgata, e poi l'altro, dopo il restauro, giusto un minuto. Scorre l'ombra, il tempo passa, un motto classico, ma io mi soffermo sempre sulla data. 12 gennaio 1875, è fatto a fresco, calce fresca, dipinto sul momento. 12 di gennaio, di solito si battono le brocchette, no? Si fa un freddo boia, magari c'è un metro di neve quando siamo andati a fare la presentazione di quadrante solare, no? E invece no, come l'anno che l'abbiamo presentato, questo è stato inizio 2012, un po' di arteroscopio. Inizio 2012, era gennaio, no, febbraio. Che a gennaio ha fatto caldo. Gennaio del 2012 è stato caldo, se vi ricordate, poi la neve è arrivata dopo. A quel punto, cosa ho fatto? Ho consultato Mercalli, con cui sono in contatto, lui mi ha fatto una rapida ricerca negli annali di meteorologia e mi ha confermato che il 12 gennaio, quindi il gennaio del 1875, ha avuto valori termici e di precipitazioni molto simili a quelli del 2012. Poi è arrivata la bufera, ma il periodo dicembre-gennaio ha avuto caratteristiche meteorologiche simili a quelle del 2012. Quindi io posso veramente dire che lo pneumonista non ha messo la data a caso, ma il 12 gennaio si trovava sul posto, perché faceva caldo, a dipingere con la calce questo quadrante solare. Funziona con un mnemoncino esile, un chiodo recuperato, molto fine, no? Ma molto preciso. E questo orologio andava in aiuto a questo, molto più antico, realizzato sul campanile, lo vedete prima del restauro, no?
e qui dopo sono le tariche che, fino adesso io ho parlato delle tariche ma non vi ho detto che cosa sono, le tariche sono le ore al tramonto, vi dicono quante ore mancano al momento del tramonto, no? Era il sistema in voga da noi, in uso da noi, prima poi che Napoleone imponesse definitivamente l'ora francese per correttrici della nostra. Il campanile di Pagliero mi ha fatto venire matto, nel senso che questo è un quadrante che guarda il mattino. Addirittura ci sono degli errori strumentali di calcolo, c'è cioè un'approssimazione esagerata nella costruzione del quadrante, per cui non è preciso. È preciso per il periodo, nel senso che andava bene così, ma se io lo confronto a strumenti moderni non è preciso. Ma lasciamo perdere, io sono convinto che sull'altra parete, quella che guarda verso Myra, potesse esistere un altro strumento gemello per raccogliere la restante parte dell'arco di Luna. Ci abbiamo provato in tutti i modi e siamo arrivati anche a smontare le lose del tetto e infilare la testa lì sotto, ma non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco. Io sono convinto che potesse esistere il quadrante, probabilmente nelle trasformazioni degli edifici, nelle varie costruzioni, è stato demolito, abbandonato, chissà, o si trova magari sotto strati e strati di tono. Ecco, campeggia su questa bellissima torre. Ci spostiamo dall'altro versante, a Paglieres, nel 1725, su quella che è l'attuale edificio della Canonica, viene realizzato questo quadrante solare che guarda il mattino. Doppio sistema orario, molto semplice, tutto in colore rosso, con questo decoro semplicissimo che gli gira attorno. A breve sarà oggetto di recupero. C'è una notizia che gira, non so se l'ho già detto a Raggi, che potrebbe esistere un altro quadrante di quell'epoca lì, nascosto sotto le tinteggiature della facciata che guarda verso la piazza. Ma chissà, è un'altra storia. Questo è l'altro quadrante, sul fianco della chiesa, scusate. Arrivata a Pagliera, guardate la facciata della chiesa, Pagliera, pardon. Vi dovete sporgere perché sconde sul fianco destro, c'è questo grande quadrante solare del 1837, in cattivo stato di conservazione, ma sarà oggetto di recupero. Ore francesi, mezzogiorno, rete degli equinozi, molto molto bello. Qui inizia l'avventura con Escarton. L'ho messo in ordine di Barbara. 2008 mi telefona questo signore e mi trascina Marmo. Io conoscevo già i quadranti, questo è il quadrante ovest e questo è il quadrante sud, prima di restare. Conoscevo già i quadranti perché avevo già fatto un primo censimento che mi aveva portato a catalogare per la provincia di Cuneo 1783 quadranti. Adesso sono 2300. Attenzione. San Massimo. Questo era lo stato di conservazione, ma con l'esperienza, come si dice, un po' come il cane da trifoli, che sente l'odore e poi trova, no? Io qua sospettavo, mi immaginavo già che questa cosa qua potesse celare qualcosa di più forte, di più importante, no? E non mi sono sbagliato. Queste sono le prove di pulitura, perché a un certo punto i quadranti solari vengono abbandonati. Gli danno su una mano di calce, magari a un certo punto abbiamo anche fatto su un orologio dalle francesi, ma questo scompare, abbiamo pittura secco. Chissà quando qualcuno si diverte anche a tirargli con la carabina un po' di pallini dentro, ha un po' tolto una marea di pallini, sono lì, vedete questi fori, ecco. Ma niente, mi metto lì, inizio a grattare lì allo strato ocra, e iniziano a comparire cifre, questa è la linea delle 24 italiche, i lembi della cornice, molto semplice, una fascia rossa e un filetto, non niente di pazzesco. E poi in alto, l'ho fatto in diretta al telefono con lui, che quasi non mi credeva, la data, 1664 alla fine della storia. Invece questo è l'altro, quello che guarda il pomeriggio, datato però 1720. Perché 1722? Perché a un certo punto, io sempre nelle mie lucubrazioni, mi vedo quest'opera qua, realizzata nel 1664, con le sole ore italiche, che guarda a sud-est,
guarda a sud ma un po' girato verso est, e si perde il tramonto, no? Si perde d'estate il finire del giorno. E nel 1722, se fate attenzione, la data è stata aggiunta dopo il 1664, è stata aggiunta 1722, qualcuno paga un secondo neumonista, fa modernare questo strumento aggiungendo le ore francesi, che non sono coerenti ma sono sovrapposte, e probabilmente fa realizzare il quadrante ovest che mancava, perché gli mancava il calcolo del tramonto nel periodo estivo. Molto importante, al tramonto si recita l'Ave Maria, mezz'ora dopo il tramonto si recita l'Ave Maria, quindi c'era bisogno di quel segnale orario. Questa è un po' la storia che è venuta fuori, al di là dello stemma, della committenza. Velocemente, perché sennò facciamo tardi, saliamo ancora. Qui siamo i mulini di Eva, spero che esista ancora, io un po' che non vado a vedere. L'ultima volta che sono andato c'era. C'era ancora, è stato di abbandono. I mulini di Elba, perché i mulini erano opifici, era un posto dove si lavorava, dove c'era acqua, quindi c'era bisogno di misurare il tempo, di regolare il lavoro. Le meridiane crescono, nascono come i funghi dove c'è lavoro. È un quadrante ottocentesco molto semplice, dove francesi manca l'ognomone, e via. Però per adesso sopravvive sul muro di questa casa. A Eva, la casa della Meridiana, il Museo dei Cavier, sul pilastro principale che sostiene il grande tetto, un quadrante solare, in realtà in origine due quadranti solari. Quello che si vede adesso sono le francesi, gnomone spezzato, nonostante i restauri, però qui in basso c'è un altro ferro, quello lì faceva funzionare un orologio ad ore italiche, come era in uso in tradizione in quel periodo storico. I restauri però non ne hanno tenuto conto, hanno lasciato lì una linea anche fatta a casaccio, no? Però lì sotto c'era sicuramente un secondo strumento che dava il segnale italico. San Michele è il fulcro della nostra storia, io lo definisco ormai il fulcro della nostra storia, siamo partiti da San Massimo con un'opera importante, ma ormai, e Giovanni non so, non penso che mi darà torto a dire che San Michele è stata la sorpresa dell'anno scorso e secondo me può diventare veramente il punto centrale non solo delle opere gnomoniche della Valmaira, ma di tutta una fetta di storia per la gnomonica della provincia di Cuneo. Il posto, vabbè, non ha bisogno di presentazione. Questi sono i quadranti prima dei lavori, il quadrante a sud, esattamente a sud. La linea degli equinozi è orizzontale, vuol dire che l'edificio, per impostazione, come si usava in quel periodo lì, questo il cappellone della chiesa di San Michele, quindi un edificio che risale come minimo al 300-400, no? È perfettamente orientato, perché i canoni dell'epoca chiedevano tutto dove era possibile di orientare gli edifici sull'asse est-ovest. E quindi il quadrante ci dà ragione. I particolari, fate attenzione ai particolari, questo è prima di restarlo, l'ognuno era piegato, lì si intravede vicinissimo l'ognomone, il simbolo del Capricorno, i colori rossi delle demarcazioni, i numeri e poi un altro intreccio di ore. In alto, se fate attenzione, si intravede anche delle macchie di colore, che poi saranno la vera sorpresa. Questo invece è il quadrante est, dilavato e maltrattato. Non c'è più l'ognomone. Molte delle tracce sono colorate, i colori di fondo sono appena percettibili, non sicuramente in questa foto, ma da vicino ho potuto rilevare la composizione. A un certo punto mi raccontano, arriva il progresso, arriva l'energia elettrica, e si decide di piantare nel muro, no? Una cabina di trasformazione dell'energia elettrica. Piantare nel vero senso della parola, cioè hanno tagliato il quadrante, hanno tagliato la parete, ci hanno piantato dentro tutte le assi che componevano la cabina, no? Poi quando l'hanno smantellata hanno messo su un bel po' di cemento per chiudere i buchi. Mi dispiace, ma io il pulmo nelle 7:30. Se vuoi ti porto, eh. Signora, dove devo andare? A Cuneo. Volete la compagnia a casa? No. Ti porto anche io, non ti preoccupare. Come vuole, cioè. È un quarto d'ora, sto accelerando proprio per finire. Ma perché il pulmo nelle 7:30. Ti portiamo. E va bene fino a Cuneo. Cosa vuoi? Grazie, allora
Grazie. Vabbè, velocemente, però questa è una storia importante. Comunque vi dicevo, poi arriva. Cosa arriva? La Telecom. Arriva la Telecom che tira su una bella linea di telefono, c'è bisogno del telefono, no? E come vi ho detto mezz'ora fa, questo è un buon posto. Un buon posto per mettere un tirante che tiene su tutta la linea. Tra l'altro il tirante che poi incide con una bella tensione su tutto il fabbricato. No? E bene, questo è il complesso visto da sotto, no? Come si presenta oggi. E questi sono i quadranti recuperati, no? Ma la storia non sta lì nei colori, sta in quello che è venuto fuori da su in alto. Josephus Cealius feci qualcosa che non si è decifrato, 1693. E sono almeno 50 anni che non viene attribuita un'opera mnemonica antica a qualcuno, soprattutto in provincia di Cuneo. Anche perché è raro trovare firme, se non è qualche caso di quadrante solare tardo ottocentesco o già addirittura dell'inizio del Novecento, dove ci sono documenti o dove c'è una firma. Sugli strumenti antichi è difficilissimo, troviamo un monogramma, l'abbiamo visto ai Cappuccini, no? Ma è difficile trovare una firma su un quadrante antico. Io non ho anni che inseguivo questo signore qua, perché ho avuto la fortuna di restaurare un'opera sua qualche anno fa sul monastero di San Biagio, vicino a Morozzo, ma ancora nel comune di Mondovì, posto eccezionale che vi invito a visitare. Questa è l'altra opera recuperata. Notate la cornice è sempre così, rossa, gialla, con le scantonature, con questi cartocci che la abbracciano. Il quadrante orientale è sempre tracciato su una sorta di drappo, di lenzuolo, no? Sospeso su un fondo magari ocra, no? O più o meno variamente dipinto. Poi un cartiglio col motto, spesso associo un cartiglio col motto, in questo caso talmente rovinato che ci è stato impossibile decifrarlo completamente, no? Questo è il particolare con la firma, vedete? Josephus Cealius fece. Questa è un'opera sua, siamo tornati giù, probabilmente la più antica, data da 1678, 20 anni prima, e siamo a Ricopa, lontano da qua, su una casa privata che allo stesso tempo è canonica della cappella che c'è lì vicino. Ho lasciato questa foto, non ho messa quella attuale perché è stato rimaneggiato con delle alterazioni. Però, vedete, è lui, sempre la cornice gialla e rossa, il suo simbolo del Capricorno, i suoi numeri, è conoscibilissimo. Nel sottotetto della chiesa di San Martino di Buscali, verso Costiglione, c'è un'opera sua, vedete? Qui non si legge la data, però è riconoscibilissimo. Nella campagna di Busca, venendo su verso la morra, questa è la morra di Busca, su una cascina, lo ritroviamo, questo quadrante che guarda addirittura verso nord-ovest, vedete, si intravede ancora un cartiglio dove c'era il motto scritto, sempre la cornice in toni ocra e rosso. Questo signore al massimo ha usato quattro colori, il bruno, il rosso, l'ocra e qualche volta il verde. Quattro colori. I colori costavano anche cari, il blu soprattutto. Quindi magari questo signore, bravo umanista, non lo so, proponeva questo, la sua firma, non spendeva di più, non lo so. Questo è sempre il territorio di Busca e la chiesa parrocchiale di... aiutatemi, vuoto di memoria, Castelletto di Busca, no? Di là della ferrovia, no? che arriva a Dronello. Nel cortile c'è questa opera del Cialio, molto bella, discretamente conservata, qui non è passata la tele come è passato l'idraulico. Ecco, questa è la prima opera che mi lega questo signore qua. Attenzione, io vi ho sempre parlato di Cialio, ma non sapevo questo nome fino all'altro ieri, fino all'anno scorso, perché non ho mai trovato la firma, perché lui si firmava con quel simbolo là che c'è lassù in alto, sotto la data ci sono due simboli, il primo sotto la data, sotto il 7 è il simbolo del Capricorno, un po' più in basso a sinistra c'è questo simbolo curioso, no? Quello era il suo simbolo, la sua firma. In tutti i quadranti che vi ho fatto vedere, poi ne ho detto degli altri, lui si firmava con quel simbolo lì, che non c'entra nulla con la struttura
del calendario che c'è sul quadrante solare, non c'è, è proprio un simbolo che lo identifica. Però guardate la struttura pittorica, il cartiglio, la cornice, qui riprende proprio lo stile che troviamo a San Michele, no? Un po' più fine, no? Più ricco, ci sono delle fogliette tracciate sui rossi e sui gialli. Qui vedete il verde, no? E sempre a San Biagio, nel sottotetto, perché è stato ampliato l'edificio, c'è un altro quadrante suo. Trovate di nuovo il suo simbolo là. Qui si è perso il giallo, forse l'aveva finito, forse gli piaceva così, no? Però la composizione è sempre la stessa, vedete? Qui siamo nella campagna di Reveglio, 7 km da Saluzzo, è passato di lì, nel 1706, vedete? È sempre lui, guardate la composizione della cornice. E poi nella campagna di Saluzzo, questo quadrante sta scomparendo, nel 1706, forse 5, ma probabilmente 6, passa nella campagna di Saluzzo e realizza quest'opera qua. Torniamo in valle. Queste sono foto che mi ha passato l'amico Luigi Massimo. Loro insieme, Giovanni e Luigi, sono andati anche a scarpinare lassù. È una grangia. Siamo, non so, 1800 metri di posto. 1700 metri, tutti, una grangia praticamente isolata, enorme. Enorme. Ora praticamente in rovina. Purtroppo in rovina, il Cialius va a realizzare due quadranti solari gemelli. Dov'è questo, scusate? Grazie a Baletto. È lì vicino a Vidiera. Padrone di Nerzio, Grange Grange Balent, che dopo Viviera. Faccio vedere sulla carta, tra Prato Rotondo e Viviera, praticamente okay. Sopra Prato Rotondo, vai su. Tra Prato Rotondo e Viviera, ok. Ma è dalla parte verso il Colle Zabunet. Ok. Questo è il gemello, ancora una vecchia foto che mi ha fornito Luigi. Torno alla piana, nel 1703. Questo signore ha fatto dei giri quasi sicuramente originario di Marmo. Cialio tuttora sono una famiglia di Marmo, no? Abbiamo provato a cercare negli archivi, ma per ora non c'è venuto in mano nulla. Ci sono anche dei buchi storici, quel periodo se le davano di santa ragione. Pensate all'assedio dei francesi su Pinerolo, la distruzione di Staffardo, l'assedio di Cuneo. Qui veramente è stato un periodo, 30 anni di botte da orbe, non se ne poteva più, la popolazione stremata, l'abbiamo trovato nelle cronache di San Michele, dove il parroco interrompe la richiesta di sovvenzioni alla popolazione perché non si osa più, non c'è più soldo per il pane, no? Le devastazioni, le incursioni militari hanno messo la fame alla gente, no? E quindi perdiamo dei pezzi di storia, però oddio, non penso che saremo distanti da dire che il Cialio arriva da lì, arriva da Marmo, no? Tra l'altro nel 1698 abbiamo visto che il parroco che reggeva la parrocchia di San Michele di Prazzo si chiamava Cialio, con un nome diverso, adesso non ricordo che fosse Aldo, quindi erano parenti, probabilmente parenti, quindi mi immagino anche che, non so, posso chiamare un parente anziché un estraneo, che si dilette di mnemonica per fare l'Enediano, no? Bene, quindi lui in questo casino che era il periodo storico, no? Quindi anche pericoloso e rischioso, si sposta, abbiamo visto, nel 1706 a Saluzzo, no? Ma nel 1703 arriva a Cervere, dove realizza due quadranti solari, adesso mi è certo perché ho parlato col proprietario, di questi due rimane solo questo, perché nelle trasformazioni degli anni 60 l'altro viene demolito. E questo è curiosissimo, ne esistono solo due in Piemonte. Forse sono gli unici due del nord Italia, ho notizia di un quadrante simile in Sicilia, no? Queste sono, ricordatelo, le ore temporarie, no? Quelle di 2000 anni fa, quelle dei Romani e poi quelle dei Benedettini, no? Di cui vi parlavo un'ora fa. Non si usavano più da almeno 600 anni. Quindi è curioso trovare nel 1703 il Cialius che si diverte a mettere su un orologio d'ore temporali. A che pro? Non si usano. Era proprio solo un divertimento, un vezzo, magari una richiesta stessa del committente, per carità, però sono un vezzo. Alle ore temporali, che vedete sono contraddistinte con in basso, c'è scritto sesta, lassù nona, no? Terza.
queste sono arricchite dai pianeti reggenti. C'è un calendario in alto, piccolo, c'è scritto partendo dal centro, andando verso fuori, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. È un gioco di incroci. A ogni fascia e a ogni ora c'è un pianeta. Il Sole, Venere, no? Giove, eccetera, Saturno, Mercurio. È un giochino anche astrologico. Si credeva molto all'astrologia. Vi ricordate che ho fatto cenno alle ore con l'ascendente e il discendente, no? Non si scendeva dal letto se non c'era il pianeta reggente. Possiamo metterla così, non si scappava dall'oroscopo. Adesso qualcuno lo fa per gioco, si mette lì, magari qualcuno ci crede anche, legge l'oroscopo. Ah, oggi andrà tutto male. Sì, ma perché a me? Cioè, mi viene da pensare, no? Beh, però all'epoca si credeva molto, no? Se Mercurio si trovava nell'ora lì, magari non conveniva fare un contratto di acquisto di un terreno, per dire, no? Quindi ha queste valenze. E dal punto di vista storico e gnomonico è importantissimo, perché esiste un quadrante del tutto simile nel canavese, fatto da un certo Martinus Blancus qualche anno prima. Quindi o questo signore già si è spostato e ha visto l'opera del Martinus Blancus, o in qualche modo l'ha tirata fuori da qualche trattato di gnomonica antica. Poco lontano da qua, a Cervasca, troviamo un'altra opera del Cialius, l'unica che cambia forma, no? Si dimentica del rettangolare per un momento e viene fuori questo ottagono irregolare, no? Molto particolare, 1704, ma molto bella, un po' più ricca nella cornice, no? Un po' più raffinata se vogliamo, ma è sempre lui. Vedete il suo simbolo in alto? Ritorna sempre. Nella campagna di Castelletto Stura realizza su una cascina molto importante due opere gemelle, molto, molto ricche, molto raffinate, no? Così, purtroppo un po' malconcio. Nota dolente per me, ahimè, un solo, qui posso anche dire, guarda, non ce ne sono mie ballina. Sulla facciata della chiesa di Santo Stefano di Ussolo si stava progettando un'opera di restauro. Il don mi chiama, mi dice: per favore vieni su che c'è qualcosa per te, nel senso che devi vedere un po' la cosa. Vado su e mi trovo questa cosa qua, anzi meno ancora, questa è già la fase 2, mi trovo un simbolo del Capricorno, una macchia di colore, mi si accende la lampadina e il nostro amico il Cialio. Il Cialio sulla chiesa ha realizzato due opere, una in facciata molto grande che è questa, e un'altra sul fianco che è quasi completamente scomparsa, molto ammalorata, dilavata, se ne intravede appena traccia della cornice inferiore. Ma lì avete restaurato qualcosa? Scusa? Avete già restaurato qualcosa? Aspetta, adesso ci arrivo. Mentre sono lì, che mi guardo intorno e faccio due parole con Don Ugo Sasia, giro gli occhi, era anche l'ora giusta, era tardo pomeriggio, sul campanile, poco più in alto di quest'opera qua, mi vengono fuori le tracce di altri due quadranti solari. Quindi sulla chiesa di Santo Stefano c'erano quattro quadranti solari con strumenti e demarcazioni diverse e di almeno due periodi storici diversi. A un certo punto parto i lavori del restauro della facciata, io faccio in tempo a fare questa foto con Giovanni, chiedo di essere avvisato, perché non ero titolare dei restauri, quindi chiedo di essere avvisato per poter studiare meglio lì. C'è una linea curiosa che parte sotto il 2, fatta a tratteggio. Ho detto, bisogna di venire su per prendere due misure, no? Prima di fare stupidate, almeno così capiamo, cerchiamo di studiare. La data 1706, quindi c'è anche, sarà risalito in base al cervello, e dopo Saluzzo, no? E niente, per ordine della soprintendenza si distrugge tutto, viene coperto tutto, viene abbandonato il quarto quadrante, viene data una mano di calce o di altre porcherie sopra questo, viene coperto tutto, viene rinfrescata la tinteggiatura sul campanile e si abbandona tutto, alla faccia degli studi, delle scoperte storiche, della rivalizzazione, dell'opera che sta facendo il scalpore. Ma quindi non c'è un interesse da parte della sovrintendenza, no, una tutela, no, questo, diciamo, di questo? No, lo posso dire io, non lo dice lui, c'è un'ignoranza. Sì, è la parola giusta. Purtroppo
sta molto alle persone, io non lo nascondo, non mi tengo, non mi nascondo, non mi frega niente, io queste cose le dico apertamente. Purtroppo queste cose qua possiamo dire che sono una riscoperta, no? Stiamo scoprendo oggi, nel 2013, no? Che sono opere notevoli, di grande spessore storico-artistico, però guarda caso sono sempre state tenute da parte, non esiste neanche un sistema di catalogazione ufficiale, l'ho creato io, il primo sistema di catalogazione internazionale, però il Ministero questo che li mette lì, nel mucchio delle opere, soprattutto in Piemonte sta succedendo questo, mentre nel resto d'Italia, quando si trova un'opera del genere, ci si lecca tutte 21 le dita e si spendono soldi per restaurarla, no? Qui si fa l'esatto contrario. Le ma adesso è coperto o distrutto? Distrutto? Non lo so, perché io non ho assistito. Per noi è perso. Mi auguro non del tutto, perché già era al concio, no? Però io adesso non posso andare a grattare, cioè, lo farei ben volentieri, ma più per un'affezione e per uno studio, perché ve l'ho detto, lì c'era un qualcosa di segreto, no? Da studiare, che mi poteva dire qualcosa in più sull'attività di questo autore che era della Valmaira. E quindi un'operazione di rivalutazione del patrimonio mnemonico della Valle, che avete visto, è importantissimo a questo punto. Questa la faceva da Navarra, questa è veramente una cosa da vendere ai giapponesi. Come nel 2000, nel 99, ho recuperato 36 meridiani da Bellino e sono partiti quattro signori del Museo delle Scienze di Nara dal Giappone, sono venuti a vederle. No? Potevamo ritelefonarli e dirgli venite in Valmaira, che c'è da vedere, capite? Bellino ha raccolto 10.000 persone nella prima stagione del lancio del recupero delle meridiane, no? Numeri fatti distribuendo i depian ai turisti, attenzione, non buttati a caso da me, 10.000 depian sono stati bruciati in una stagione. Valmaira non è da meno, sul territorio della Valmaira ci sono i numeri della Val d'Aragra, 160 quadranti solari, avete visto, più o meno importanti, certo, ma che c'erano, a scapito, se vogliamo, della Val d'Aragra, opere notevoli come queste qua, ma vaglielo a far capire a qualcuno, no? È un peccato, abbiamo quasi finito. Acello, parrocchiale, sgranata, una vecchia foto, vi chiedo scusa, sulla parrocchiale c'è questa cosa qui, di recente è stata anche rimaneggiata, restaurata, forse aveva bisogno un po' più di cura, ma perché intanto è lì che salvano, questa non l'hanno coperta. Destino diverso invece hanno avuto questa e questa, che per me erano altre opere tutte da studiare. Lasciamo perdere il balcone, boh, pazienza, c'è un balcone, ma adesso non esistono più neanche i quadranti. E dico un peccato, perché queste sono le uniche foto che abbiamo, che mi ha passato anche Luigi. Questi due strumenti, fatti quasi sicuramente dallo stesso artista, avevano sotto, no, le istruzioni per leggere l'orologio solare di notte con la luna, perché gli orologi solari si possono leggere con la luna piena vanno pari come il sole e con le altre fasi bisogna fare una piccola equazione per correggere l'età della luna. Bene, sono rarissimi, Acceglio ne aveva due e non ce l'ha più. Capito? Qua finisco, 30 secondi, una, due, siamo nel territorio di Dronero, Dronero, Roccabruna, questa è, Cartignano, qui dietro in Valgrana, ma potrei metterne decine, sì. Questa è Dronero, voilà, le buttate lì, sono quadranti finti, sono opere che non hanno nulla di mnemonico. Io apprezzo, per carità, la gente, buona volontà, sì, voglio la meridiana, sì, ma sono soldi sprecati quelli. Cioè, è vero che le meridiane possono costar care, soprattutto se chiamate me, a detta anche di Giovanni Raggi, che mi considero il più caro al mondo, ma va bene, se voglio fare una cosa ben fatta, devo far ben fatta fino in fondo. Se voglio la macchina bella, sì, magari contratto un po' sul prezzo, ma se voglio quella, è quella, la pago. Pago la tecnologia, pago la capacità di chi l'ha progettata, no? Altrimenti mi tengo la 500 o vado in bicicletta, no? Ma non vado a fare una macchina di cartone e poi mi nascondo dentro il cammino, giusto? Invece fare meridiane finte è un po' quello, non ha senso. Poi non c'è neanche il gnomone. Poi spesso non hanno gnomoni, ma qui sotto a Villa San Costanzo ne trovate due anche con lo gnomone. Ma no?
Non ha senso, sono strumenti astronomici, con una storia imponente dietro. Bisognerebbe un attimino fermarsi a capire, a studiare prima di, no? È meglio fare un bel salto, per dire. Io lo dico sempre, che mi chiama, no? E poi si spaventa, magari il preventivo, che neanche chiedessi. Però, ok, non vi spavento. Beh, chiamate uno che magari vi spaventa un po' meno, ma vi fa un Sant'Antonio, vi fa una Madonna, non so, qualcosa che ha un'altra valenza, no? Ma perlomeno non fate la figura di uno che fa una mediana finta sulla carta, che non ha senso. Chiudo. Parte del mio lavoro è riversato sul Sandal Atlas, che è il primo censimento internazionale di quadranti solari, uno strumento enorme al pari dello strumento che Scarton, grazie alla collaborazione con Luigi, ha creato per la preparazione dei beni culturali, della struttura architettonica. Qui si raccolgono giorno per giorno informazioni sui quadranti solari da tutto il mondo. I numeri sono ancora niente rispetto al patrimonio, ma si possono già ammirare. Mi sembra che oggi siamo arrivati a 16.400 quadranti solari. In Italia ce ne sono più o meno quei numeri lì, 16-18.000. In provincia di Cuneo siamo sull'ordine di 2.300 catalogati, potrebbero essere molti di più. E ricordatevi una cosa, siamo nel posto che ha la maggior concentrazione al mondo di orologi solari, ce li invidiano tutti. Quello che dicevo prima non è uno scherzo, qui vengono turisti da mezzo mondo per vedere le nostre meridiane, anche sfasciate, ma ci vengono. Se voi così avete occasione di incontrare turisti, non è raro trovare uno che cerca meridiane, che arriva dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, dal Giappone, piuttosto che da altre parti del mondo. Perché? Perché è storia. Chiudo qua, ho fatto perdere il pullman alla signora, ma la signora adesso un bel passaggio. Però spero sia piaciuto.